Eccoci, eccoci, bentrovati a buon pomeriggio. Siamo con Annalisa, zio Tore, pronti ad ascoltare ancora un po' della tua bella musica. Dobbiamo finire le canzoni che i nostri amici da casa hanno votato. Allora, c'è una canzone molto bella che ci riporta molto indietro nel tempo, che addirittura agli anni 50, però famosissima, un successo di Nilla Pizzi in un bellissimo Sanremo dal titolo Papaveri e... Papere! Qua piacerà molto a zio Toro, eh? Zio Toro, sì, faccio tante. Ti piacciono? Su un campo di grano che dirvi non so, un di paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillare e lì si incantò. La papera al papero chiede papà, pappare papaveri come si fa? Non puoi tu pappare papaveri, disse papà. Aggiunse poi beccando l'insalata, che cosa vuoi far, così è la vita. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? E anche questa è andata. Paratredi, grandioso. Rimaniamo su Sanremo, perché molto più in là nel tempo, andiamo direttamente agli anni 80, con un brano di Eros Ramazzotti dal titolo Una storia importante. Bellissima questa, da piangere, sì. Da piangere. Quante storie ho inventato io, pur di fare sempre a un modo mio, evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande. Ci siamo? Parte lì la voce, eh? E fermati un istante, parla chiaro come non hai fatto mai. Dimmi un po' chi sei. E non riesco a liberarmi, questa vita mi disturba, sai. Come ti vorrei e quanto ti vorrei. Grande Stefano, eccola qua. Bravissimo. Grazie, amici, bravo, amiche. Mary, Umberto, avete cantato anche voi? Bravo Stefano, l'abbiamo cantata anche noi qui in cucina tra una tagliata di seppio, sì, e l'altra con Antonio Prezioso. Vuoi, beh, passare da questa parte, certo. Umberto? Umberto è rimasto qui con me, così insieme seguo con molta attenzione cerchiamo di capire questa come ricetta. Si prepara questo primo antipasto. Allora, ridiamo il titolo. Sì, allora abbiamo seppie. Un crudo di seppia con, sì, una salsa di fave al limone, nasturzio e caffè. Ok, nasturzio. Sì. Che nasturzio. Nome? Sembra il nome di un sì, signore, allora, aristocratico. Di solito le erbe sì, si usano come contorno, comunque abbinamento, comunque per dare un po' di colore. Invece, okay, questa ha un gusto molto, questo forte. Questo ha un bel gusto forte. Funge da ingrediente. È piccantello alla fine. E infatti se tu conoscevi, sì, il nasturzio. Sì, assolutamente sì. Allora, vi do, buono, tutti gli ingredienti e le dosi che ci occorrono e facciamo subito insieme questo antipastino bello, leggero, leggero, a base di mare. Oggi tutto a base di mare. Crudo di seppia con salsa di fave al limone, caffè e borragine, 4 seppioline fresche, 200 g di fave secche, una cipolla, una costa di sedano, una carota e una foglia di alloro, una patata e un limone, della polvere di caffè, germogli di borragine, sale, pepe e olio extravergine d'oliva. Esatto. Ok, okay, perfetto. Andiamo, allora, subito avanti. Iniziamo subito. Sì, mi passeresti c'hai tutti gli ingredienti, ti manca l'olio. Vado, esatto, vado, grazie. Prendo l'olio, nel così frattempo diciamo come viene pulita la seppia, disposizione. Perché spesso quando andiamo a prendere le seppie, naturalmente non le troviamo così belle pulite, le troviamo con la pellicina. Sì, c'è anche un indice di freschezza del pesce, perché quindi, sì, per vedere se la seppia è fresca basta passare un dito, e quindi se cambia il colore del cangiante vuol dire che è fresca. È fresca. Ma spesso, allora, aspetta, fammi passare il dito. Ma non c'è più la pelle perché è stata pulita. Ah, esatto, l'hai già pulita tutta. Qual è il metodo
più veloce per pulire la seppia. Ma mi sta rubando il mestiere oggi. Amore, ma quando parli di cucina, come me un pochettino qualcosa ne capisco. No, allora, tu sai come si puliscono le seppie? Metterla nel ghiaccio subito, come sì, mi ma sì, dopo sì, averle pulite oppure prima di pulirle? No, prima di pulirle, per farle diventare così bianche e candide, si mette nel ghiaccio, allora, si abbassa la temperatura e va via la pellicina. Facciamo una cosa, facciamo un piccolo passo indietro. Prima appunto di metterle in acqua e ghiaccio, così come hai detto tu, spieghiamo anche ai nostri amici a casa come si puliscono. Allora, perché niente, può sembrare una cosa scontata, ma tu sei brava a cucinare, io sono proprio una frana, quindi voglio capire, una volta comprata questa seppia, cioè che ci faccio? Allora, innanzitutto le seppie devono essere fresche, nel senso che per fare questo lavoro devono essere freschissime. Ma abbiamo il nostro pescivendolo di fiducia, ci fidiamo, ci dice guarda Mary, compra quella che bella fresca. Detto questo, prepariamo una bella ciotola con acqua, ghiaccio e sale. Appena fatto questo vanno immerse all'interno come di questa ciotola per farle inturgidire, quindi farle rassodare, e poi andiamo a togliere via la pellicina e l'interiore. Poi la seppia arriva così. Sì. Poi detto questo si stacca Piano piano, così anche il nostro regista riesce ad inquadrare dal corpo. Bene. Questo è il risultato finale. Quindi della seppia per il crudo. Dove hai fatto il taglietto per renderla così bella orizzontale? Taglio va qui. Poi andiamo a togliere le due ali che c'ha sul dorso. E questa. Vedi che queste cose ce le devi spiegare. La parte dell'intestino, così. A te no, ma a me sì. E andiamo a parare qui sulla base. E la nostra seppia bella, pulita. Per la testa invece. Per la testa. Togliamo questa parte perché non si mangia, poi apriamo qui e togliamo la bocca. Oh, benissimo. Fatto questo. Ecco qua. La dividiamo a metà. E abbiamo le seppie pulite. Sì, pulitissime. Guarda, volendo si possono ripassare in acqua, ghiaccio e sale. Un'altra volta. Sì. Così sono pronte per essere consumate crude. Bello vivo il colore. Volevi aggiungere Volevo dire che la seppia, che naturalmente deve essere fresca, a differenza di tantissimi altri pesci, non ha il problema dell'anisakis, che è quel vermetto che si intrufola nella carne del pesce. Sì. E quindi, insomma, possiamo stare anche abbastanza tranquilli a mangiare il pesce, la seppiolina cruda. E l'anisakis stessa cosa vale per i calamari? Cosa per i calamari. Sì, tutti i cefalopodi, quindi molluschi. Quando parliamo invece di tonno, salmone, merluzzo. Te l'ho chiesto perché domenica ho mangiato dei calamari alla griglia buonissimi, quindi mi è venuto adesso mentre parlavi il dubbio. Anisakis no, quindi possiamo stare belli tranquilli. Assolutamente sì. Una volta pulite le seppie, allora, una volta facciamo? Fatto questo le andiamo a tagliare a listarelle come ho fatto io. Benissimo. E le disponiamo su un piattino, un qualcosa con della carta da forno sotto, così che non si attacchino. Ok, passiamo adesso alle fave. Le fave come vanno trattate, come vanno cucinate? Allora, come dicevamo prima, vanno tenute a bagno per un po', quindi parlando di fave decorticate, come in questo caso 18 ore va benissimo. Ma hai scelto quelle decorticate perché? Perché si cuociono meglio e per questa preparazione fanno sì che per la purea sia purea più liscia. Ah, esatto. Tu la fai la purea con la favetta con le cicorie, che è un piatto tipico pugliese? Buonissima. Quindi, è semplicemente una favetta resa un po' più morbida, quindi un po' più lenta, frullata con meno acqua rispetto al purè, diciamo, normale. Come l'hai frullata? Con meno liquido di cottura. Spiegami, come mai è venuta così liscia? Perché ci hai messo, le fave decorticate? Perché poi le fave decorticate cotte con sedano, carota, cipolla, uno spicchio d'aglio, del sale e un po' di pepe. Cotto tutto, come se fosse una favetta, e frullato. È passata al colino. Una volta frullata, passata al colino. Ecco. E aggiunto semplicemente della buccia di limone e del succo di limone con dell'olio montata. Guardate come se fosse una maionese. Come vellutata questa purea. Bene. Va bene, allora detto adesso questo, tagliate le nostre seppie. Abbiamo messo giusto un pizzico di sale e un pelo di pepe. Allora, io approfitto della tua presenza perché ho visto che hai messo una bella padella antiaderente. Ci vuoi dare qualche consiglio sulle padelle da utilizzare in cucina? Sì, allora è importante avere una padella buona, soprattutto. Sì, le padelle antiaderenti bisogna saperle usare. Sembra una banalità, ma non è così. Perché comunque bisogna trattarle bene, perché altrimenti rischiano di essere dannose, quindi cancerogene. Se noi andiamo a grattare con una forchetta, un attrezzo, chiaramente tutto il materiale antiaderente va all'interno dei cibi che andiamo a cuocere e sono cancerogeni. Sono malissimo. Però ho anche un'alternativa. Qualora dovessimo avere il dubbio della nostra padella che è andata così, potrebbe essere cancerogena, prendiamo un bel foglio di carta da forno, lo ritagliamo rotondo con il diametro della pentola.
della padella, la mettiamo sulla padella e quindi possiamo cuocere tranquillamente, senza dubbi e senza preoccupazioni. Bella questa idea, bella, bella. Sì, così, così non attacca e non ha, e così non consumiamo un capitale, perché è probabile che ogni settimana si possa acquistare una padella diversa. In realtà, oddio, le signore sono bravissime in cucina, però io consiglio, sai, di sono fare un questo. Po' sbadata. Quando rosoliamo, arrostiamo, rimane tutta la crosticina del cibo sulla padella, ci mettiamo un goccio d'acqua e la rimettiamo sul gas. Quella si sgrassa da sola e poi la andiamo a sciacquare, la asciughiamo anche solo con della carta e diciamo, ed è pronta. Sciacquata con l'aceto, dici? Io lo faccio con acqua e aceto, così li disinfetta un pochettino. Ok, va bene, bravi ragazzi. No, vi ho detto, gli uomini ci stanno superando, sono bravissimi. Alla a fine produzione tu mi farai una cena con tutte queste ricette che stai non garantisco. Allora fammi vedere, scusami, le seppie come si preparano, Antonio, che già sto andando in panico perché mi ha chiesto una cena, almeno questa sembra facile. Quindi tagliamo cruda, tutto. Esatto, sale, pepe, olio, un po' di buccia di limone e sono pronte, quindi un crudo. Poi questa qui è la nostra salsa, che abbiamo ricavato, come dicevamo prima, con una favetta frullata, poi aggiungendo la favetta classica, quindi sedano, carota, cipolla, aglio, sale e un po' di pepe. Frulliamo il tutto, passiamo il tutto e rifrulliamo, montiamo col colino il mixer ad immersione con dell'olio. Questa del la succo possiamo di limone. Preparare prima? Certo, certo. Questa perché insomma è abbastanza... No, è semplice, è una favetta frullata, semplicemente. Le patate a cosa ti serviranno? Allora, le patate le abbiamo utilizzate per fare la salsa, però quella è la salsa della seconda ricetta. Ah, ok, va bene, va Volendo, bene. Nella favetta si può aggiungere anche una patata. Io ho una domanda da fare al nostro chef. Sì. Che quando cuociamo noi le nostre fave, il sale lo mettiamo in cottura o no? Sì, l'ho messo un po' in cottura. Dove? Lo devono dove? Prendere. Durante la cottura durante di cosa? La cottura delle fave? Non molto, ma va messo. Perché so perché che alla blocca fine la leggermente la cottura. Non ne va messo molto, ma devono iniziare a prenderlo. Ma il sale quando viene messo? Durante la cottura, dopo, alla fine, prima? Un po' durante e poi l'assaggiamo dopo, vediamo com'è, se e ci piace. Ah, quindi va bene, durante. Non si prepara l'acqua salata e poi si mettono a cuocere? Insomma. Mary, il nostro piatto mi sembra di capire che è pronto, eh? Sì, hai capito bene. Quindi ci mettiamo questi tocchettini di purea di fave sparsi qua e là come se fossero delle macchie in un quadro. Ma il tuo piatto forte qual è? Ma io dico sempre, io sono un amante delle spezie, soprattutto del curry, quindi il mio piatto forte che amo follemente fare è il pollo al curry. Guarda, fatto con latte di cocco. Non l'ho mai fatto. Sai che è l'unica cosa che so preparare? Il pollo al curry, ho imparato bene. Allora, io o ci metto il latte di soia, oppure alcune volte il latte di soia mixato ad un cucchiaino di yogurt greco, così viene un po' più cremosa la... Mi stai seguendo? Sì, sì, certo. No, volevo farti vedere che una cosa la so fare, però sei preso dalla seppia. Io sono affascinato da questa prelibatezza che sta preparando e dal colore sgargiante di questa borragine, giusto? Sì, la borragine, sì. Praticamente lo stelo della borragine viene tutto pelato, tagliato a tocchettini e condito, condito con sale messo? E olio, prima però sbollentato, che altrimenti si annerisce. Va bene, io vedo l'ora di assaggiare. Questo ti piace? Io non mi ricordo se l'ho mai assaggiato, mi sembra buono. Assaggia perché sembra, ricorda un po'. Tipo il sedano? Adesso ti stupirò. Sì, tu mi ostrica. Stupisci sempre. Sì, è vero? Ostrica, dadi ostrica. Che è ricca di iodio. Aspetta, ho capito bene, dadi ostrica. Assolutamente sì. No, ci posso credere. È ricco di iodio. Quindi si sente proprio questo profumo. Esatto. E si sposa benissimo poi con il sapore della purea di fave. Esatto. Perché quella è delicata, bella liscia. Più che altro gli dà un tocco forte. Di mineralità importante. Ok, a che punto siamo? Cosa ci siamo manca? Quasi, tocco andiamo finale. A completare col nasturzio. Oh. Voilà. Allora, quindi, apriamo una brevissima parentesi su questa erbetta che troviamo facilmente nel nostro fruttivendolo, giusto? Sì, sì, si trova facilmente. Magari su ordinazione, però i fruttivendoli più forniti ce l'hanno, io l'ho presa lì, quindi. Piccantina, friccica, allora, friccica. Buona. Al palato e chiudiamo con la polvere di caffè. Che meraviglia. Voilà. Che meraviglia. E ci siamo. Veramente bravissimo Antonio. Grazie. Complimenti, il piatto è stupendo. Tra poco lo assaggiamo, certo, e prepariamo anche la seconda ricetta. Un minuto e torniamo qui a Buon Pomeriggio, restate con noi.